Buongiorno, buongiorno, anzi tre volte buongiorno stamattina. Buongiorno. Buongiorno. Una da parte mia, una da parte di Eleonora Giglio e una da parte dello chef Marco De Vita, ancora con noi De Vita. Ancora con Aspetta. noi, ma chi te la fa fare? Cioè, ragazzi, cioè, voglio dire, è una pietra miliare. Cioè, ormai praticamente siamo Gianni e Pinotto, poi ogni tanto invitiamo fortunatamente qualche donna. È sabato che ci ammazza, perfetto, no? Come inizio Sicuramente settimana. avremo il picco E fine. dell'audience. Certo. Allora, se oggi facciamo il picco dell'audience è solo grazie all'energia, io già lo so. Importante che mi avete proprio messa in mezzo, capito? Cioè, non so se Certo. essere fortunata oppure avere paura per un'ora Guarda, stare qui con voi. solitamente c'è De Vita in mezzo, ma giusto perché mi piace che c'è la scritta You are live, gli esce sempre sulla fronte. Sì. Ok, È perfetto. divertente. Noi in realtà ci colleghiamo solo per quello. Una volta che finiamo, che vediamo quel momento lì, e poi è tutto finito, non ci interessa più niente. Bene, serietà, giusto 30 secondi per capire che cosa faremo. Questo è il canale YouTube Nutrizione in Cucina Academy, un canale che nasce per supportare il mondo della ristorazione e non solo della pizzeria e della pasticceria in quella che ormai è definita fase 2, ovvero la fase di riapertura. Noi abbiamo trovato un hashtag, riapriamo con Salting, quindi facendo riferimento a questo slancio che dovremo trovare, e sicuramente uno dei modi per ripartire con slancio è quello di preoccuparci della salute dei nostri clienti, quindi del consumatore. Ma prima di preoccuparci della salute dei consumatori, dobbiamo preoccuparci della nostra di salute. Dico bene, Leonora, penso che siamo d'accordo su questo. Esatto, sono molto d'accordo. Intanto magari mi presento velocemente per chi Vai, magari non mi conosce, così certo. chiudiamo un attimo il cerchio di perché lei oggi è qui. Esatto. Allora, io ho avuto un'esperienza, diciamo, lavorativa da quando ho cominciato a lavorare 20 anni fa fino ad oggi, trasversale. Sono nata nel mondo del food e del beverage 20 anni fa, un po' è stato sempre, mi sempre appartenuto per una questione di famiglia. In più poi mi sono riversata nel campo del beverage e per 15 anni ho continuato sempre in questo mondo, sia prima come barman professionista, poi come sommelier, come docente. Ho avuto l'opportunità anche di stare a contatto con vari chef in livelli differenti e vivere proprio in questo mondo in pieno. Qualche anno fa poi ho avuto una svolta, nel senso che non ero più felice, o mi sentivo che non avevo più tanto da dare a quel mondo lì, e mi sono un po' evoluta da un'altra parte. E quindi attualmente sono ormai da 2 anni insegnante di yoga e di tutto ciò che riguarda un po' la parte un po' più olistica, anche come alimentazione, eccetera. Però quello che è stato il mio passato poi si riversa anche nel presente, perché comunque sono tutte cose, esperienze che tu fai e te le porti dentro. E quello che io proprio ho notato negli anni in cui io stessa ero in primis all'interno di questo mondo e poi sono stata un pochettino più marginale, non più sul pratico, ma sulla parte organizzativa, e guardavo dall'esterno quello che accadeva proprio nel fulcro, nelle cucine o dietro ai banconi, è quanto si sottovaluti l'aspetto principale, cioè viene sempre quasi prima il professionista e poco si guarda la persona, quando invece dovrebbe essere il contrario, perché un professionista di base è una persona, senza di quella non Certo. esisterebbe il professionista e va curata in Riassumendo, è un po' primis. come il nutrizionista con la panza. Oddio, beh, Proprio, sì, prendo a dai. fare proprio un esempio facebookiano, insomma, no? Facebookiano, Sì. esatto. E quindi vedere magari persone che sotto stress, perché lo sappiamo tutti che questo è un lavoro che ti dà tanto stress, sia fisico che mentale, specie nel ruolo che ricopri. Qui parliamo di chef che magari molto spesso sono non semplicemente dei dipendenti, ma proprio hanno un'azienda, sotto di loro hanno persone, hanno un personale, una brigata. Quindi devono essere presenti a loro stessi e con degli obiettivi molto chiari, ma soprattutto devono essere capaci di essere dei leader, dei trascinatori per le persone che collaborano con loro. Come fai ad esserlo se in primis vai fuori di testa, non Sì. Il mangi male, cervello dormi male, non hai. deve viaggiare a mille, cervello. Esatto. E quindi sicuramente, specie in questa situazione in cui andiamo incontro comunque a una riapertura, quindi si ricomincerà, no? Magari in maniera diversa, ma si ricomincerà. E si ricomincerà come? Con forse anche qualche paura in più?
qualche dubbio in più. Bisogna essere veramente molto centrati e ci sono dei metodi, cioè ci sono dei modi per prendersi cura di se stessi, quello che sicuramente. Non sono, voglio dire, modalità extraterrestri, sono modalità che conosciamo, ma che dovremmo imparare ad applicare con una certa costanza. Quindi anche quando pensiamo allo stare bene, pensiamo solo a mangiare bene, ma in realtà stare bene significa anche già solo respirare bene, no? Esatto. Noi non respiriamo più. Quando siamo molto stressati, siamo molto stanchi, quello che cambia è che non respiriamo più. De Vita invece non parla proprio più. Quando è stressato, no, è rimasto scioccato. Sì, mi ascolti, tanto dite cose che conosco perfettamente, quindi... E applichi. De Vita, De Vita, come chef, raccontaci questa esperienza. Com'è che ti mantieni in forma? Guarda, io da sempre ci provo cercando di infilare nelle lunghe e pesantissime orari lavorativi una parte di attività fisica. Questo aiuta un po' anche a scaricare la tensione, ma soprattutto aiuta a mantenermi bene fisicamente, perché posso poi comunque rientrare al lavoro subito dopo lo sport in maniera diversa, cioè un approccio, una carica differente, perché comunque effettivamente a livello fisico cambiano molte cose. Guarda, io, cioè, voi conoscete me, ma io ho tanti colleghi, tra cui l'altro giorno siamo anche intervenuti con Fabrizio, no, Boca, lo chef della Presidenza della Repubblica. Lui è anche uno di quei tanti personaggi, insomma, si ha deciso che non si può mantenere questo stile di vita solo lavorativo, e quindi dedicarsi almeno un'ora e mezza giornaliere nelle 24 ore di attività fisica per poter stare un po' meglio. E poi questi, diciamo, sono consigli che andrebbero bene per tutti, no? Cioè, consigli. Sì. Ancora di consigli non ne abbiamo dati, ma sono riflessioni che non prendono solo i cuochi, ma prendono ognuno di noi. Penso che Eleonora, il fatto di essere... Tu adesso vivi... Io vivo in Alto Adige. Ecco, cioè, già solo respirare lì, voglio dire, no? Sì, già solo aprire la finestra e vedere un altro panorama, che per lo più è adesso da un mese in poi è verdissimo, fino a ottobre un'altra aria completamente. Il fatto di uscire e stare 10 minuti dentro un bosco ti cambia proprio l'assetto, sia mentale che spirituale. Beh, siamo arrivati anche alla musica. Vincenzo, ciao Vincenzo, chef, anche lui scrive: buongiorno, anche la musica aiuta tantissimo, credetemi, decisamente. Certo. Infatti dovremmo cominciare anche a mettere un po' di musica durante queste... Il sottofondo. se volete attivo, nel senso che io purtroppo avevo ripresa a fare musica anche, ma ovviamente diventa difficile. Ah, adesso capisco come mai la tua pettinatura, è tutto collegato, quindi insomma. È sempre noi di andare al barbiere, quindi insomma. Sì. Bene, cerchiamo anche qualche suggerimento pratico, perché poi allora tu stai lì, respiri, ti occupi di yoga, ma segui anche i professionisti, quindi c'è qualche chef con il quale ha avuto la possibilità, senza fare noi, magari di vedere, di analizzare il suo stile di vita e di comprendere che effettivamente ha bisogno di un supporto. Ma allora, guarda, sì, mi è capitato di stare vicino a chef importanti, no? Uh-huh. E soprattutto chef che dovevano in quel momento, o comunque ricoprono un ruolo proprio di leader, tra virgolette, della loro brigata, del loro ristorante. Qui si apre un altro capitolo, se mi permetti, Antonio, perché non è proprio... essere leader non è facile per certo. Tutti ci sono tanti capi e pochi leader. Da questo punto di vista, una grande capacità dei leader è quella di riuscire a tirare fuori il meglio da chi ci sta vicino, fondamentalmente, e soprattutto dare l'esempio, cioè trainare, portare avanti gli altri e non dire armatevi e partite, perché qui sono buoni tutti. Però come lo puoi fare? Cioè, se tu non hai proprio una grande presenza con te stesso, specialmente mentale, è difficile poi riuscire a trainare e farti anche rispettare, perché quando c'è il rispetto delle persone che ti stanno dietro, allora il tuo lavoro cambia completamente, no? Perché in un certo senso ci si immola tutti volentieri e con il cuore per una certa causa. Se devi fare quello che ti chiedono e basta, senza avere un riconoscimento, senza neanche essere riconosciuto proprio come persona, lì è più complesso. Sicuramente quello che dice Marco, il fatto di fare sport, di riuscire a stare, a scaricarsi fisicamente, meglio ancora sarebbe all'aria aperta, bisogna dirlo,
è verissimo, perché comunque stimola endorfine, ci fa stare meglio, perché anche giustamente prima Vincenzo, se non sbaglio, diceva della musica. Stiamo parlando di tutte cose che stimolano un'area del cervello che dà soddisfazione, che dà gioia, che quindi porta felicità. Sì. E idem sono pratiche come ad esempio lo yoga o la respirazione. Andiamo a lavorare sul sistema parasimpatico del cervello. Quindi si va a riequilibrare quelle che sono proprio cose biochimiche. Conosci dei cuochi che fanno yoga? O che magari partecipano ai tuoi corsi? No. Devo dirti la verità. Peccato. Quindi facciamo subito un appello. Facciamo un appello. esatto. Allora, chiediamo a chi ci sta seguendo se chi ci segue, se c'è qualcuno che segue, che fa yoga o che è attento alla propria alimentazione. Oltre all'alimentazione, allo yoga a livello proprio fisico, quindi dire proprio praticare le asana, le posizioni, eccetera, quell'aspetto dello yoga che aiuta tanto a livello anche mentale è il pranayama, o comunque tutto ciò che riguarda la respirazione. Come dici tu prima, non sappiamo più respirare, ci siamo dimenticati davvero come si respira. Se vedi le persone tendenzialmente ansiose, tirate, nervose, preoccupate, respirano solo della parte alta del petto, quindi solo la parte superiore, perché hanno il diaframma completamente bloccato. Facciamo subito questo esercizio, Marco, io e te insieme. Guarda, esatto. Proviamoci, io lo facevo anche a musica comunque. Certo, perché musica, canto, il diaframma è essenziale. Il diaframma è importante, quindi impari a fare un altro tipo di respirazione che effettivamente ti rilassa anche. Scusami, De Vita, quindi ci stai dicendo che oltre a cucinare canti anche? No, io devi considerare che circa 25 anni fa ho comprato un sax, perché appassionatissimo, volevo iniziare a fare questa, e ho studiato 4 anni musica, poi dopo ho iniziato a lavorare, quindi ho dovuto accantonare perché purtroppo non era compatibile la musica, gli orari della musica che avevo con i turni di lavoro, quindi l'ho accantonato. Poi di recente avevo ripreso, sono riuscito a fare sicuro un anno e mezzo ancora, e poi dopo ho rismesso un'altra volta, ma riprenderò penso a settembre. Purtroppo non è facile, insomma, quando uno ha un po' una vita o così, diventa complicato. Però questo, diciamo che gli esercizi di musica per certi versi potrebbero, credo, non sono esperto perché non ho mai praticato yoga, però immagino la respirazione diaframmatica è quella, è molto simile, insomma, quella. Per aprire e chiudere parentesi, io me lo immagino devi da suonare il suo sax sullo scoglio del Phi Beach. Che meraviglia. Ci starebbe bene. Che meraviglia. Io voglio venire con voi. De Vita Sax. Mi avete fatto pensare ad una cosa, no? Che poi ho visto anche. Io ho anche un passato da cameriere, quindi ho iniziato a lavorare anche in cucina. Cioè, ho iniziato a lavorare in cucina dalla sala. E, passando per la sala, mi ricordo questo cuoco che arrivava alle 5, non mangiava. E lavorava ininterrottamente, senza neanche bere, fino a fine serata, tipo 22:30, 23. Dopodiché si mangiava una cofana di pasta. E una bottiglia di vino, magari, vicino. Esatto, è una bottiglia di vino tutte le sere. Ora, insomma, voglio dire, stiamo parlando anche di forse 15 anni fa, però voglio dire, cioè iniziare un servizio, no? Che è impegnativo, perché come diceva Leonora bisogna seguire tante persone, bisogna seguire tante cose, magari c'è il cliente particolare in sala, eccetera, senza una buona dose di carboidrati è come andare a fare una uscita, un trekking o un'uscita in bicicletta a digiuno e tornare dopo 6 ore ancora a digiuno. È ovvio che le nostre sicuramente capacità fisiche calano, ma quelle che calano senza accorgercene, perché mentre il fisico ci parla, a volte a livello psicologico ce ne accorgiamo, o dopo ce ne accorgiamo di meno, siamo meno sensibili, non ci accorgiamo che quella privazione e quel digiuno che abbiamo fatto ha influenzato le nostre capacità durante il servizio, che poi il servizio è una cosa importante, la soglia dell'attenzione e della concentrazione è elevatissima, non è solo un discorso, il lavoro del cuoco non è più solo un lavoro pratico, no? È anche un lavoro proprio di gestione, come diceva Leonora, un lavoro di gestione, perché il ristorante è un'attività, è un'impresa a tutti gli effetti.
Esatto, qui Marco magari ci può anche dare una mano, come è cambiato da quando ha cominciato lui, perché insomma sembra giovane ma la sua età ce l'ha, e a lavorare in cucina. oggi ti vogliamo più bene, ti vogliamo più offese, però va bene. È perché Firenze siete sempre stati tre maschietti, capito? Facevate sempre con Briccola con l'altro maschio, ma ci vuole un attimo qualcuno che è giusto. No, quindi può proprio raccontarci Marco come è cambiata all'interno delle cucine da quando ha cominciato lui, perché proprio il vecchio, la vecchia figura proprio del cuoco, tra virgolette, che non è quella che vediamo adesso molto più sdoganata, no? Sì. C'era proprio l'immagine del cuoco che proprio si lasciava andare, cioè e la pancia e molti con problemi di alcol, parliamone, perché comunque sì, la tensione invece che fare sport si scaricava col bicchiere alla fine del servizio, ma io lo capisco come la birretta che ci sta, però un conto è la birretta, un conto poi andare a perseguire nel tempo delle abitudini non proprio corrette che poi alla fine ti portano il conto, parliamoci chiaro. Idem l'alimentazione, come si alimentano i cuochi, De Vita? A parte allora, te che sei un caso a parte, però in generale io devo dire intanto io credo che chi è del settore che ci segue basterebbe che leggesse il libro di Anthony Bourdain, no? Dove viene narrata soprattutto nella prima fase del libro il vero stile di vita che c'era tra, che c'è stato tra, diciamo, fine anni 60 fino addirittura, ecco, quasi agli anni 90, perché poi dopo, piano piano, dagli anni 90 in poi, è iniziato a cambiare un po' per la vita, lo stile di vita in cucina. Questo era chiaramente legato anche agli ambienti stessi della cucina, perché spesso le cucine prima, una volta, erano i piani sotterranei, erano poco luminosi, le luci erano molto forzate, questo effettivamente le cucine non erano ad induzione o con i gas come ci sono adesso, ma c'era addirittura anche il piano centrale, quindi si respirava male. Non era un ambiente salubre. Non era un ambiente salubre, a prescindere, quindi spesso il calore veniva dalla parte di sotto, perché i forni erano sotto, diciamo, le gambe, quindi questo creava, diciamo, stress lavorativi estremi con luci molto forzate, e poi nel tempo tutta questa serie di, diciamo, di questioni sono state modificate, perché le cucine sono state portate al livello, diciamo, del ristorante. Sono mi hai fatto ricordare un po' tipo Titanic, no? Dove c'era questa terza, questo settore, no? Dove c'erano le cucine, invece poi i tavoli stavano sopra, dove c'erano gli ambienti più eleganti, più... Guarda, a Colla di Rienzo, via Colla di Rienzo a Roma, non faccio il nome, ma io ho fatto una consulenza a un famoso, una famosa... Ma basta aggiungere il civico a questo punto. E parlavamo che avevamo ancora la scuola a via dei Gracchi, quindi stiamo parlando più o meno del 2000, cioè comunque il 2000-2002, insomma, perché ero appena entrato a scuola lì a Tavolo Chef, e mi è capitato per un'azienda che fa gli abbattiti di andare a fare una consulenza a questa rinomata attività di via Colla di Rienzo, dove la cucina era sotto e c'aveva la cucina, quella vecchio stile, quella che noi abbiamo nell'aula Chiappini con il bruciatore centrale, quindi quella rossa, sì, con i focheroni e cose. Io ho detto, cioè, signori, ma qua il monossido di carbonio ci ammazza, nel senso che c'era veramente un calore mostruoso, ma poi soprattutto respirabile era quella. Chiaramente poi negli anni ha modificato, ho detto, oggi anche le norme sanitarie prevedono che le cucine vengano fatte con determinati punti di reazione, un'immissione dell'aria, un'estrazione dell'aria, delle cappe a flusso bilanciato, tot di luce naturale, che poi comunque effettivamente è importante proprio per il nostro stile di vita, perché se tu lavori già in un ambiente così cupo, tipo una miniera, è chiaro che... No, ma emotivamente, mentalmente, ti deprimi, cioè ti deprimi proprio. Sì. Poi sempre, questo era un fattore, cioè gli ambienti di lavoro. L'altro ambiente era, diciamo, dovuto al fatto che c'erano i cuochi, che il stile di vita era beviamo, pippiamo, fumiamo, questo era lo stile di vita di tanti cuochi, non di tutti, attenzione, non me ne vogliate, però la maggior parte beveva. Io, anche i miei chef stessi, che insomma, tanto di cappello, insomma, c'avevano sempre la boccetta del brandy, cioè il brandy messo nella boccetta svuotata del Worcestershire sauce, cioè, insomma, quindi, stiamo parlando...
Hai detto un paio di parole, per me erano parolacce. No, interrompo... Galatà, non si dire così che sono parolacce. Intanto voglio salutare la dottoressa Cantagallo, che è anche socia dell'Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, che sta condividendo con noi un interessantissimo, un'interessante riflessione, anzi in realtà un dato di fatto. Ci scrive: in riabilitazione cardiovascolare purtroppo molti pazienti sono cuochi, ciò che li accomuna è il peso in eccesso e il fatto che tutti mi dicano che non riescono a causa dei loro orari e dello stress ad avere uno stile di vita sano ed alimentarsi in modo corretto con evidente problematica per la loro salute. Voglio dire, questo è un problema non da poco. Esatto, sì. Ma infatti ad esempio paradossalmente non so se è fattibile, però in una tipologia ideale di cucina dovrebbe partire proprio dall'interno della struttura il fatto di voler essere, di mantenere uno stile di vita sano, ma non solo per lo chef che sta sopra, ma anche per tutti i ragazzi che stanno sotto, perché poi prenderanno delle abitudini terribili. Io ho visto ragazzi di 20 anni rovinati fisicamente, perché pessime abitudini, dormono poco, sono stressati, mangiano male, eccetera. Anche semplicemente il fatto di cucinarsi tutto insieme, nel momento in cui devono mangiare, ritagliarsi quei 20 minuti seduti, perché quante volte tu mangi in piedi, a raffica, senza neanche respiri quando mangi? Quanto è sbagliato, Antonio, tu, che è il tuo lavoro, mangiare in piedi, non concentrato su quello che stai facendo, ma pensando già al servizio dopo, sposta al tavolo due, cioè, Simona praticamente ci ha portato i numeri, no? Cioè, l'evidenza che purtroppo non solo questo stile di vita, ma la mia riflessione è anche sui fumi, perché... Quante cucine veramente poi sono a norma ed hanno dei sistemi di aerazione tali che questi fumi che si formano in padella vengono portati assorbiti, aspirati, no? Sì. Cioè, ricordiamoci sempre che la padella è un laboratorio, la cucina è un laboratorio chimico, è in assoluto il più affascinante, tra l'altro, laboratorio chimico che abbiamo sulla Terra. E quando abbiamo dei grassi in padella, quei grassi fumano, quindi se vengono bruciati raggiungono un punto di fumo, formano questo fumo bianco che denota la presenza di sostanze tossiche, in questo caso la acroleina. Quindi respirarci quella acroleina non fa bene al nostro fegato. Parliamoci chiaro. Senti un po', ma è vero che c'era questa credenza una volta che uno ingrassava già con gli odori? Questa è una scusa anti-chef di 30 anni fa. Guarda, sì. Io aspiro gli odori già grassi. Sì, sì, è un po' la storia della Soralella. La Soralella, perché quando gli odori sono buoni, lì pollo e peperoni. Sta pronta a rotolare, però questo lo smentisco categoricamente, però confido sul fatto che purtroppo molti cuochi, più che bere acqua, bevevano vino, anche parliamo anche di vino, bottiglie di vino che noi usiamo generalmente scadenti, no? Che trovi molti ristoranti per fare delle sfumature, delle cose, quindi si mettevano il vino in frigorifero e poi bevevano da là, anche spesso di nascosto. Ora, sicuramente molto è migliorato perché c'è molta più educazione nelle cucine, i cuochi sono molto più evoluti, sono molto più preparati anche a livello di istruzione, no? Oltre che di buona... Hai fatto l'identikit dei docenti di A Tavola con lo Chef, tranne Palmieri che... Va avanti a guanciale, Palmieri. Palmieri che è l'unico che mena dei guanciali a destra e a manca, lo vedo sempre perfetto. Palmieri mena nuoto e continua adesso, cioè lui fa parte della squadra master di pallanuoto, comunque è uno che si allena, attivo, no? Assolutamente. Yoga o tutte le attività che lavorano sull'equilibrio psichico, alimentazione e attività fisica. È ovvio che se io lavoro in questo modo con utilizzando queste tre tecniche, chiamiamole tecniche, cioè queste strategie, è più facile anche, no? Perché se mi concentro solo con la dieta, dovrò veramente stare molto attento alla dieta. Se invece faccio un po' di dieta, un po' di yoga, un po' di attività fisica,
E quindi anche poi un po' diventa coach, perché no, lavorare adesso con... vi faccio fare un piccolo esercizietto. Vai, io, guarda, sono già in posizione yoga, io non si vede, ma sono già in posizione. Vi faccio lavorare di diaframma, certo. Vai, lavoriamo di diaframma. Devi mettiti seduto, se riesci. O in piedi, il piede è scomodo. Seduto sembrava alto, ma era già seduto. Allora, dovete proprio sentire la respirazione diaframmatica, e è facile, tra virgolette, riconoscerla, perché è quella che hanno i bambini. Quando respirano i bambini, che vi accorgete che fanno? La pancia si gonfia. Uh-huh. Normalmente invece lì sembra che ce l'hai un bambino dentro, un po' diverso. Dai, facciamo questa cosa seriamente, perché può essere utile per molte persone. Dai. Prova a metterti una mano sul petto e l'altra sulla pancia. E okay, quando inspiri devi sentire solo che si gonfia la pancia, ma il petto non si muove. Prova a fare questa prova. Inspiri, proprio allarghi la pancia, e espiri, la sgonfi e la riporti l'ombelico verso la schiena. In questo modo tu permetti al diaframma di lavorare. Mm-hmm. Altro consiglio: respirate sempre solo dal naso, perché il fatto di respirare dalla bocca, sai che il naso comunque permette di far entrare l'aria già calda all'interno, certo, della trachea, e va giù, quindi non c'è uno shock nei nostri organi interni. Quindi, certo, il fatto di respirare con la bocca è errato. Purtroppo tanti sport, questa che è un continuo di buttare fuori, no. Infatti per me con lo yoga, che mi arriva da chi fa sport di altro tipo, è difficilissima sta cosa, certo, da fargli entrare in testa, perché non sono abituati a respirare solo dal naso. Tra l'altro, invece, tra l'altro il naso, ricordiamoci che ha proprio un sistema di filtraggio dell'aria, no? Con i pinici, esatto, con tutti i peli, ci sono tantissimi, lì c'è un sistema di protezione molto interessante, molto attivo. Filtra, e ovviamente arriva appunto già a una temperatura che non dà fastidio ai nostri organi interni. Quindi il momento in cui tu vai a fare una respirazione del genere, muovendo sempre la pancia, ok, stai lavorando con il diaframma. Quando vai a inspirare, il diaframma si alza e lascia proprio che la cavità toracica e tutta la tua disponibilità di aria sia a tuo favore. Il momento in cui vai ad espirare, il diaframma si abbassa e vai a lavorare, a buttare fuori l'aria. Quando invece siamo tesi, stressati, una delle parti che noi andiamo subito a chiudere sono le spalle, la parte alta, e quindi cominciamo a respirare come se avessimo metà aria, come se stessimo con le spalle, respiriamo con le spalle praticamente. Esatto, respiriamo con le spalle. Un altro esercizio che potete fare per capire quanta disponibilità invece avete nel corpo è enorme: cominci proprio con le mani sulla pancia lateralmente, incominci a inspirare riempendo prima la pancia. Non inspiri e non prendi tutta l'aria, poi le sposti sotto praticamente il petto e continui ad ispirare e vai ad aprire anche il torace. Infine le sposti in alto e finisci, è un'unica inspirazione, riempendo sopra fino ad arrivare alle clavicole. Tu vedrai che respiri dal collo all'ombelico, anzi all'ombelico, al bacino. Cioè riesce ad avere una capacità toracica enorme. In questo modo ci riempiamo anche d'aria, così la panza è già piena. C'è la scusa di non far vedere il rotolino, capito? E passiamo al secondo. Ma sai perché è importante? Sono veramente molto interessanti questi consigli, veramente dovremmo applicarli tutti i giorni, a prescindere se siamo chef o meno. Sì, guarda, bastano 5 minuti la mattina, sì, quando ti svegli, perché, sì, ti prendi quel tempo per te. E poi lo vai a riportare ad applicare quando invece stai sul lavoro e vorresti uccidere qualcuno, ok? Mm-hmm. La respirazione ti porta, sì, di nuovo giù. Tra l'altro, okay? c'è la scienza dietro questi suggerimenti. Un altro consiglio che una volta, sì, mi diede uno psicoterapeuta, eravamo a Milano in un corso, è di alzare le braccia in alto, ovviamente ci, mm-hmm, mettiamo in piedi, alzando le braccia in questo modo, andiamo praticamente a lasciare spazio dietro la nuca all'arteria che porta il sangue al cervello. In questo modo questa arteria si dilata e avremo un maggiore afflusso di sangue al cervello. E se lo facciamo per un minuto, dopo un minuto avremo proprio la sensazione di leggerezza in testa, perché c'è una maggiore apporto di ossigeno, e questo ci aiuta ovviamente ad coadiuvare la respirazione. Quindi col respiro porto dentro l'ossigeno e poi lo porto, l'ossigeno lo distribuisco
dove serve. Ricordiamoci che il cervello è uno degli organi che, anzi, è l'organo che utilizza più ossigeno. Dopo ma infatti la maggiore ossigenazione del corpo ti porta ovviamente ad avere una mente più lucida, ok, proprio per questo motivo, ma anche proprio lo stesso corpo fisico ne giova, certo, perché tu vai a ossigenare i muscoli, quindi allenti le tensioni, riesci ad avere anche una reattività differente, quindi è molto importante. E guarda, il primo passo è quello di capire che hai un diaframma imbausato, sì. Poi ci sono tante tecniche di respirazione che uno può trovare veramente in tanti posti diversi, che vengono applicate nello yoga e in tante altre cose. Torniamo subito da De Vita, che lo vedo che lui sta fremendo. Facciamo vedere la ricetta, perché c'è la sorpresa. A me fa piacere sentire queste cose, perché insomma, diciamo, condividendo in pieno e potendole poi trasferire anche agli altri va benissimo, insomma, quindi mi fa piacere, ecco. E volete sapere cosa? No, volevo intanto, c'è questa sorpresa, hai detto che ci farai una sorpresa, volevo fare vedere la ricetta, no? Beviamo acqua aromatizzata e non vino. Siamo tutti allineati, almeno insomma un bicchiere di vino. Ricordiamoci che la scienza ci dice anche che un bicchiere di vino a pranzo e uno a cena, per l'uomo uno e mezzo, però allunga la vita. Magari più tardi, adesso in questo momento, sì, perde l'acqua, insomma, mentre si lavora. Poi io bevo sempre solo durante magari il pasto. Come è morigerato De Vita! Bisogna pure fare dei sacrifici ogni tanto, però è pure vero che ci concediamo qualsiasi tipo di lutto. Guarda che è un piacere nella vita, va concesso, sì, perché anche quello dà soddisfazione mentale. Certo. Dobbiamo diventare dei frustrati qui, perché Comunque c'è uno straordinario studio uscito proprio l'altro giorno sul post-coronavirus. Praticamente il 40% delle persone dichiara di aver aumentato il proprio peso, il 40%, e il 30% delle persone di avere più fame. Quindi diciamo che questi consigli adesso cascano un po' a fagiolo, perché visto che dobbiamo riaprire, oltre a riaprire, cerchiamo di riorganizzare anche prima di tutto il nostro stile di vita. Cioè in questa fase abbiamo avuto la possibilità di avere molto più tempo per noi, lo stress si è ridotto, lo dice sempre anche questo studio. Cerchiamo di mantenere quello che abbiamo acquisito, cioè non perdiamo di nuovo di vista. Ho visto lo studio, perché l'hai pubblicato, mi sembra tu, sì, credo su Instagram l'hai scritto, sì, qualcosa del, sì, genere, che, sì, il fatto che la gente dorme di più. Ecco, ad esempio, sì, io ho un problema, perché tendenzialmente invece sono una che ha bisogno di sfogare da un certo punto di vista fisicamente le energie, e sì, non mi basta stare, sto molto più tempo davanti al computer. Io ho usato questo momento per costruirmi cose future, tra virgolette, quindi fare corsi, cose, cioè, anche per me stessa, e dedicando tempo a me stessa, però ho più energie inespresse, quindi ad esempio, o forse perché mi frulla troppo il cervello, in positivo, non in negativo, nel senso che non sono preoccupata, dormo meno. Quello è... Hai più tempo per pensare. Sì, ho capito, perché a me poi quando mi partono le idee è finita. Bisogna anche dare un po' sfogo con attività creative. Io ogni tanto dipingo, per esempio. Poi ho riverniciato tutta casa anche. Sì, ho fatto un balcone pieno di fiori, piante, ho di tutto di più. Sì, sì, quello, cucini di più, eccetera. Però... Facciamo cucinare De Vita, dai, così cucina. Dai, De Vita, allora, cucina. Guarda, addirittura abbiamo anche la slide con gli ingredienti. Allora vai, condividi. Se mi autorizzi, condivido. Va bene, dai, va bene. Condividiamo, questa è la ricetta dello chef De Vita. E oggi? Eccola qui. Salmone con zucchine marinate. Allora, considerate che in aggiunta c'è solo uno spicchio d'aglio e un po' di, eccolo qua, vedete, di origano fresco e maggiorana, insomma, sempre estrapolate dall'orto. Quindi... oggi quello che andiamo a fare è una semplice vasocottura, una vasocottura dove io all'interno del contenitore, eccolo qua, vedete? Si vede? Mm-hmm. Sì, okay. Sì, perfetto. Le zucchine arrotolate con del salmone, ora non so, qui lo vedete su Facebook? Okay, alzalo così. Un po'. Così, vedete? Ok. Si vede su Facebook? Io poco, alzalo un po' di più, Marco. Così?
Ok. Quindi in pratica non ho fatto altro che marinare le zucchine con un po' di succo di arancio, sale e pepe, e poi le ho rotolate al salmone. Ho messo... Scusa, Marco, ma tu hai altra regia, fammi capire. Perché che vuol dire lo vedete su Facebook? No, nel senso... Sei affidato a un altro regista, fammi capire. Hai un'altra camera, quante camere ti seguono? Questa è il computer, ma questa... Perché questo è il telefonino, non funziona allora. No. Non è tecnologico, devi dare, è tecnologico, si fa battitore e microonde, lui si ferma lì. Questa è tecnologia 5.0 di vita. Se riuscite... Eccoci. Bravissimo. Okay, così si vede, no? Eccolo qua, va bene? Quindi non fate altro che poi metterci l'olio all'interno, fino quasi a copertura, dopodiché si mette il coperchietto, vedete? Così. Ovviamente sto usando un contenitore in vetro, o comunque si può utilizzare anche un contenitore in plastica da microonde, dove al di sotto avete chiaramente le istruzioni se si può mettere o no al microonde, perché non tutte le plastiche sono, diciamo, da microonde, mentre in vetro non ha nessun tipo di problema. Okay. Marco, quali sono i simboletti che devono esserci sopra? Simboletti proprio quelli lì, cioè si vedono su quel coperchio lì. Onde te li faccio, aspetta un attimo, no, qui non c'è, ti faccio vedere su un altro contenitore. Sì, perché poi è molto importante anche verificare sempre che i materiali che utilizziamo siano adatti ai metodi di cottura che utilizziamo. Nel campo del beverage, anche questo. Mi ricordo ad esempio qualcuno che utilizzava dei bicchieri di carta che davano proprio un sapore, cambiavano proprio il sapore del vino, cambiavano proprio il sapore dell'acqua. Ma perché è il vetro quello in assoluto più prediletto? Perché è fondamentalmente neutro e lascia il modo che tu riesci a percepire tutti i sapori senza, neanche la ceramica riesce allo stesso modo. Sì, a volte le servono le tazzine o cose del genere, non ha la stessa... anche perché quelle ceramiche spesso sono verniciate anche, quindi c'è sempre qualcosa sopra. Il vetro è in assoluto il miglior contenitore, materiale per contenitore. Dicevi, Marco, scusa? Quindi si prende e si mette in microonde. Okay. Quanto? Guarda, qui lavoriamo su 4 minuti e 30, perché dovete considerare che in questo caso qui viene fuori quel salmone cotto e crudo, che ha quel rosato giusto della cottura, che sembra paradossalmente crudo, ma in realtà è cotto, quindi che si scaglia. Quindi 4 minuti e si può tranquillamente mangiare. Lo preparate volendo la sera prima, tanto è sempre sotto olio, quindi non succede nulla. Dopodiché lo potete cuocere, se non lo ne potete fare anche di più. Quello che non mangiate, ovviamente lo raffreddate come meglio potete, e poi a casa, chi invece sta al ristorante fa l'abbattitore, e poi lo può riutilizzare, lo può rigenerare nei momenti successivi durante il servizio. Questo un po' vale un po' con tutto, insomma. Qualche giorno fa abbiamo fatto, ve lo faccio vedere, anche il tonno. Sta a venire fame, De Vita. Eccolo qua, questo è il tonno. Avete detto fame? Questo è il tonno di cottura, vedete? Ok. Ci abbiamo messo tonno, aglio, peperoncino, rosmarino, origano, e l'abbiamo praticamente cotto con un pochino di aceto e poi messo sott'olio. E cotto chiaramente sott'olio. Vedi, Antonio, come mangia Marco è perfetto, cioè lui ha uno stile veramente alimentare pazzesco. Sì, ma del resto si vede. Una volta abbiamo fatto un video su YouTube, anche i cuochi fanno gli addominali. E lui fece gli addominali nel mio studio, avevamo fatto questa intervista nel mio studio, lui faceva gli addominali, quindi sì. Ma Marco, ma secondo te, no? Io sto lavorando, ho un impegno, sto per andare al ristorante, ho una serata dove c'è un servizio, eccetera, eccetera. Ma tu ti prepareresti qualcosa da mangiare a casa per poi mangiarla al ristorante? A casa per mangiare al ristorante? La schiscetta. Cioè, la schiscetta, per esempio, sì. Una doggy bag che dicevo, beh, oddio, nel senso... possiamo sdoganare anche questa cosa? Perché secondo me l'inghippo sta anche nel fatto che io penso di andare al ristorante e tanto trovo là da mangiare. Però quando arrivo lì è il luogo di lavoro, non è più il luogo
allora, dove mi posso nutrire? Guarda, Eleonora lo sa, nel senso, io a scuola spesso mi porto, la mattina andavo prima, passavo lì vicino, c'era una volta il macellaio, una volta la frutteria, la pescheria, e mi preparavo il mio pranzo, ma non perché la scuola non ce lo desse, è semplicemente una scelta mia, dico, voglio mangiare delle cose che in base a come si prospetta la giornata, all'allenamento serale e tutte queste cose qui, insomma, calibrarlo sul mio stile di vita, cioè, quindi io mi portavo le mie cose e quindi... Sì, confermo, a volte cucinava, la faceva doppia pure per me, perché a scuola in realtà c'era troppo cibo da un certo punto di vista, certo. E quindi finisci di mangiare troppo male, non è quella cosa corretta che vorresti in quel momento. Secondo me è anche una questione di orari. Io per esempio quando faccio lezione, il fatto di avere già il pranzo pronto, perché ovviamente noi lì a scuola possiamo cucinare un piatto di riso, un piatto di pasta, per carità, non ci manca gli spazi, non ci manca nulla, ma il fatto che sia già pronto, io alle 14, quando finisco la lezione, perché le lezioni comunque sono anche dalle 8 alle 14, quindi c'hanno orari molto lunghi, cioè se io alle 14 finisco di lavorare, poi vado a casa e mi faccio la doccia e sistemo, che ne so, do da mangiare ai gatti, eccetera, eccetera, praticamente pranzo alle 3:15, 3:20, quando mangio così tardi, quel digiuno mi ha già portato un'ipoglicemia. Non faccio anche poi fatica a recuperare le energie, perché andando in ipoglicemia c'è proprio l'utilizzo del glicogeno, dell'energia che è solitamente un'energia di deposito. Cioè molti pensano anche magari di digiunare e di dimagrire, ecco, questo non va bene, sbagliando, digiunando non si dimagrisce, anzi, quello che succede poi è che finisco di lavorare alle 2, mangio alle 3:30 e a cena magari poi mangio alle 10 perché prima ho il servizio e quindi... Praticamente sono andato a distanziare i vari pasti di tanto tempo e sono sempre stato in ipoglicemia e a quel punto mi viene pure fame di cioccolato, voglia di dolce, voglia di spizzicare, eccetera, eccetera. Quindi l'ideale è sempre portarselo dietro anche, secondo me, che poi è quello che facciamo, almeno anch'io lo faccio, a scuola. Sì, sdoganare un po' questa cosa, no? Si può fare, non è che offendi nessuno, è semplicemente stile. Se io oggi voglio mangiare, ne so, 3 etti di pesce, mi porto 3 etti di pesce, non pretendo che mi venga dato, poi perché da nessuno ti nega niente, però è chiaro che cioè, devi pure capire le circostanze, no? Ci sono dei menu settimanali che vengono fatti per il personale, no? Oggi si mangia una cosa, domani se ne mangia un'altra, o a pranzo e cena, quindi già l'investimento è... Ecco, anche il personale. Su questo vi vorrei chiedere una cosa, perché io ho assistito a cose in cui c'è il menu settimanale per il personale che quasi sempre è un menu di scarto, ragazzi, cioè io quello che ho visto a volte è veramente scadente, congelato, fatto male, senza... Cioè, perché? Guarda Eleonora, è una questione di mentalità, ok? È una questione di mentalità, basta saper organizzarsi e cucinare, perché tanto, voglio dire, il costo, se oggi si mangia una carbonara, una matriciana, domani si mangia la pizza e comunque la sera c'è l'arrosto, cioè è prevista anche la carne, il pesce, no? Regolarmente, perché il personale comunque ha diritto a determinati, diciamo, pasti, no? Quindi anche perché insomma sappiamo perfettamente, abbiamo detto che la vita della cucina sono almeno 10 ore al giorno, 12 ore al giorno, quindi se non ti fai al minimo un servizio, ma a volte ne fai anche due, quindi è normale che tu devi avere anche uno stile di vita corretto, sennò è chiaro che succede quello che succede, perché ti stressi, ti viene la panza, problemi alimentari e così via. È una questione solo, ripeto, di organizzazione e di testa, perché si pensa che il costo del personale, cioè il costo del cibo del personale sia troppo, però realmente anche utilizzando materie prime fresche, selezionate da quello che tu, per esempio, fai dei ritagli di, non degli scarti, dei ritagli di, che ne so, zucchine, di patate, di carote, o comunque ci sono delle parti di carne dove tu non le usi per i clienti, ma puoi fare delle polpette, puoi fare degli spezzatini, cioè prodotti nobili, quindi basta solo sapersi organizzare. Il problema è che spesso scatta un'altra cosa nella testa dei cuochi, devo fare da mangiare al personale, uff, che palle, si può dire, no? Mm-hmm. Allora, sì. È come un peso, mentre invece quello è il momento dove tu fai scattare quella sinergia, quella,
crei la squadra, crei il gruppo, ma tutto sta poi al manico, cioè lo chef della cucina è quello che ha le redini del gioco, che guida la nave. Quindi se è quello che dicevamo prima, no? Il fatto del leader. Se sei un leader guidi, se non sei un leader io purtroppo vedo tanto molte volte sfruttamento da un certo punto di vista. Secondo me qui sta ci sono due punti, due riflessioni. Sta l'intelligenza del dipendente stesso di prendersi cura del proprio stile di vita se l'imprenditore non ci pensa. Quindi se io sono uno stagista in un ristorante XY stellato, non stellato, quando arrivo lì io mi porto la mia roba da mangiare perché devo stare bene per produrre bene. Se poi l'imprenditore è lungimirante e guarda anche i dati statistici che ci sono dei dati, degli studi pubblicati anche dall'ISFOL, l'Istituto del Lavoro, che ha evidenziato come dipendenti che si alimentano in maniera adeguata aumentano la loro produttività e quindi la produttività aziendale del 20%. Cioè, se io imprenditore mi prendo cura del mio dipendente, il mio dipendente lavora meglio. Non solo, c'è un abbassamento, una riduzione dell'assenteismo per tutte le patologie che sono legate al cibo, quindi l'obesità, ok, la guardiamo all'obesità, ma ricordiamoci che l'obesità poi è un ombrello al di sotto del quale poi ci sono tutta una serie di problematiche, malattie cardiovascolari che poi costringono queste persone a restare a casa e l'imprenditore comunque deve pagare lo stesso. Guarda che tanto è famoso pasto bilanciato, il problema è che i cuochi si organizzano ancora sempre poco, cioè arrivano sempre all'ultimo e di fretta chi fa da mangiare se passa un continuo passarsi la palla, non funziona così, funziona diversamente, funziona anche che lo chef deve assumersi le responsabilità nei confronti del personale e nei confronti della proprietà, nel senso è lui che gestisce il menù e che c'ha il portafoglio della cucina, diciamo che uno chef è chef anche perché conosce, sa muoversi a livello imprenditoriale, sa gestire il portafoglio, non perché è chef perché è lì da 20 anni oppure è entrato per prima, sa fare 4 salti in padella e quindi è quello che gestisce. Avevamo detto non pubblicità, Derida, avevamo detto non pubblicità. Molto spesso tutti penseranno che Findus sta pagato. È anche un po' blasonato ormai perché tutti si sono attribuiti di questo nomignolo, perché poi dopo che succede? Ma tanti non lo sanno, certo. Cioè, nemmeno che cosa significa, perché fare realmente lo chef, avere una brigata sotto e rapportarsi anche a livello umano con queste persone. Cioè, gli chef seri hanno un compito anche psicologico nei confronti del dipendente, perché devono essere in grado di tracciare nello stretto giro di posta anche un attimo le figure che hanno a disposizione per poter, perché cioè ovviamente gestirle al meglio e sfruttare quelle che sono le loro capacità. Cioè, a volte li rovini, ragazzi, se non sei capace di fare questo. Ma spesso, cioè, vedo persone che hanno fatto dei percorsi e si sono imbastardite tanto da come me li ricordavo io, perché hanno avuto purtroppo una serie di influenze negative e quindi lavorano male, quindi vengono a lavorare con te e dicono, allora lui dice, oh, guarda, non funziona così, azzera tutto perché si ricomincia da capo, qui c'è un altro stile di vita, un altro tipo di rispetto, funziona così, bisogna avere, cioè, non bisogna, insomma, prendersi per il culo l'uno con l'altro, una maniera più di massimo rispetto, massima solidarietà, massima disponibilità, massima collaborazione, è così che funziona, è una squadra di persone che fa il proprio lavoro bene, bene, e quindi non puoi sbagliare. Rita, non è che mi bruci il salmone, no? No, è fuori. È già tutto salvo, no? Perché magari qualcuno si stava preoccupando. Si è fermato perché chiaramente ho impostato un timer, esiste anche il timer. Io faccio il nutrizionista, non faccio il cuoco, quindi... Io sono anziano, ho i capelli bianchi, quindi mi posso scordare le cose. Mi stavo preoccupando del pranzo di Valentina più che altro, perché io e Eleonora a pranzo sicuramente tu non ce lo dobbiamo cucinare. Il salmone proprio non ce l'ho io a pranzo, devo dirti la verità. Io oggi faccio pasta e ceci. Pasta e ceci? Pasta e ceci, sì, perché siamo quasi a fine stagione, quindi me la sparo adesso perché poi la terrò in cantina fino a settembre, ottobre. Io non lo so, devo dirti la verità, verdure sicuro, ma poi o vicino un cereale o legume sempre, alla fine... esatto,
Esatto, portiamo sempre a tavola i carboidrati. Palatti dice in un mondo ideale, giustamente sì, condividiamo. Sì. Portiamo a tavola i carboidrati sempre. Io se non mangio una porzione di carboidrati a pranzo, ma anche a cena... Guarda, ti chiedo un consiglio, perché io vado a ruota col grano saraceno, ma proprio a ruota. È tra i miei cereali preferiti, tra virgolette, tra quello, farro, ma non in maniera eccessiva, più grano saraceno, devo dirti la verità, più per un apporto anche di vitamine, sì. Proteine, eccetera, perché non mangio, diciamo, nella mia dieta quotidiana la carne non c'è, ok? Poi, se siamo in due, purtroppo, io un paio di volte... Tanto. Sì, se un paio di volte l'anno proprio ho bisogno, che sento che la voglio, ok, la allora mangi. Me la faccio senza problemi, non mi faccio paranoie né niente, però generalmente la carne io non l'assumo, quindi per lo più mangio cereali, legumi e in maniera particolare ceci e lenticchie, devo dirti la verità, uh-huh. E verdure in quantità industriali, semi, eccetera, quello è il mio, e tendo, devo dire, a tenere bassissimo il glutine. Ma proprio mm-hmm. quasi nullo. Per certi periodi, tipo anche 6 settimane, lo elimino completamente per far sfiammare un po' l'intestino. E mi poi lo... La dieta di un canarino è questo, vai. No, no, perché guarda, io non mi faccio paranoia del peso, né quanto mangio, cioè non me ne frega niente, io se ho fame mangio, non è che sto a guardare i 50 grammi, assolutamente no, però tendenzialmente mangio così. Poi non so se è corretto, magari mi manca qualcosa. Tanto io integravo vitamina B anche quando ero carnivora di brutto, perché tendenzialmente ne brucio tantissima, quindi uh-huh. anche quando mangiavo carne e pesce, specialmente crudi, io comunque la vitamina B l'ho sempre dovuta integrare, quasi mi manca in un certo senso. Sì, ci sarebbe un altro bel discorso da fare sull'integrazione, ma lì poi è molto più nello specifico, quindi il consiglio mm. è sempre di rivolgersi comunque a persone che se ne intendono, che hanno, certo. che se ne intendono, che hanno comunque esperienza nel settore. De Vida, il tuo piatto è pronto, tu sì. sei pronto per andare a mangiare? Praticamente sì, insomma. Comunque non so se ti sei reso conto, ma oggi finisci la diretta in mezzo. Cioè, hai iniziato alla sinistra. Lo so. Adesso sei tornato regista. Ha fatto carta vince, carta perde. Carta vince. Si diverte moltissimo a fare le dirette con queste, capito? Certo. Ma guarda, più mi interessa più questo che tutto il resto. Del resto non ci interessa nulla. Che ci frega? Diciamo la verità. Era meglio l'ora e mezzo, però per concludere ti volevo dare proprio questo spazio esclusivo per farci vedere il tuo piatto impiattato, non lo so. Ah, ok. L'altra volta l'hai impiattato, oggi te l'hai lasciato lì. Dentro la ciotolina. Ma non è che te ne stai andando a pranzo tipo picnic fuori, quello lo stai facendo. No. Ti dico, cioè, in realtà questa è una vasocottura, quindi andrebbe servita così, nel piatto, no? Ah, ok, c'era il segreto, perfetto. Nella panella... oppure nella ciotolina di proprio apposta, quindi questa nasce. Chiaro. Allora, facciamo rivedere velocemente la ricetta, quindi gli ingredienti, salmone con zucchine marinate, tutto cotto al microonde, gli ingredienti li potete leggere lì, se puoi Marco, solo velocemente ricapitolare le modalità di cottura. Modalità di cottura 750 watt al microonde per 4 minuti. Finito. Stop. Basta. Ce lo portiamo al lavoro. Ce lo mangiamo. Lo chiaramente mangiate quando è. Lo potete mettere ovviamente dal tempo che arriva al lavoro, si è raffreddato e quindi lo mettete in frigorifero. Perfetto. Quindi soluzione pratica per non rimanere digiuni durante il servizio. Sì, o durante il lavoro. Poi, nel senso, chi c'è al ristorante li può preparare, li può cuocere al momento, perché tanto in 4 minuti certo. Non ha necessità, cioè li conservi stoccati in frigorifero, al momento debito lo metti in microonde. Questa è anche un'ottima alternativa per chi magari ha una tavola calda, no? Che può fare un delivery o take away direttamente nel vetro e il giorno dopo te lo riporto. Esatto, che non potete, ma poi addirittura puoi fare anche il vetro brandizzato. Figo. Oppure non ci metti nulla e sotto ci metti la scritta l'ho rubato da De Vita o l'ho rubato da Calatà e resta, capito, come posacenere a casa. Molto anni 80 questo racconto, è già successo tante volte.
però credo, è così, insomma, ma io sono un po' vintage, però. Anche vintage. Beh, lo siamo un po' tutti. Io sono il più giovane di tutti, questo sicuramente se ne saranno già accorti. Grazie, Galatea, che hai sottolineato questa cosa, che sei più giovane di tutti. Anche di me, è vero, è vero. Allora, quando dici nei 50, si ricorda ancora bene. Oh! te l'ha restituito, stavo lì, non vedeva l'ora di restituire. Lui è stato tutto questo tempo in silenzio, perché stava aspettando tutto il momento per restituirti. Quando tu gli hai detto che ce n'ha 50, lui stava lì pronto. Vabbè. No, io non gliel'ho detto che ce n'ha 50, ho detto solo che ce n'ha un po', cioè che non è proprio più di primo pelo, ma si vede da solo che non è più di primo pelo. No, hai detto 50. Comunque la cosa più bella è che tutto quello che avete detto rimane traccia, quindi insomma basta andarselo a rivedere. Me l'andrò a rivedere. Comunque sono appena entrata negli anta dei vita, dai 50 ce ne vuole ancora, come dire. Diciamo che quando diventeremo famosi poi ci saranno queste cose che ci faranno vedere. Beh, io magari mi dovrete pagare per cancellare questi video, faccio un po' alla corona. Galatea, guarda che io ho delle fotografie che potrei ricattare di vita da qua. Guarda, qualcuno di 20 anni fa, anche mia madre ce l'ha, di 20 anni fa, dove tu lo vedi così, era un altro, era il fratello deperito. Era un'altra persona. Poi vabbè, ha cambiato stile di vita. Volevi dire che sta meglio adesso? Sì. Alla fine bisognerebbe chiedere a lui che cos'è che gli ha fatto fare switch o cosa ha cambiato rispetto a quella vita di allora. Cioè, veramente, potrebbe essere l'ultimo suggerimento per i cuochi. Parliamo sempre, se ti ricordi quando noi ci siamo conosciuti, insomma, appena entrata a scuola, lì era un periodo che facevo qualcosa come 200-220 giornate all'anno fuori da Roma, fuori da casa, tra Italia e estero. Quindi è chiaro che molto spesso io non recuperavo nemmeno i jet lag. Io mi ricordo che andavo a scuola storditissimo, quindi è chiaro che il fisico ne risente. Salvo restare. Era magro. Bianco. ci sono un paio di foto bruttissime, se le pubblica la ricatto poi. No, ma Eleonora, dopo questa giornata mi devo trovare qualcun altro per le dirette da lunedì, perché l'abbiamo distrutto. No, ma lui guarda che è l'esempio lampante che si può fare questo lavoro bene, anche prendendosi cura di se stessi, cioè lui è proprio il modello perfetto. Va benissimo. Super. Bene, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie di cuore a Eleonora e grazie a voi per l'ordinario contributo, grazie allo chef Marco De Vita per il racconto della sua esperienza, per questa straordinaria ricetta che sicuramente riproporrò anche ai miei pazienti a questo punto. E appuntamento lunedì mattina, noi Marco lunedì c'è un appuntamento importantissimo sull'etichetta che farò con Nicola Colabella dell'Osservatorio Freschissimi, quindi se ti va di partecipare, Eleonora anche a te, se vi va di seguire la diretta, vi aspettiamo con le vostre domande pronte e buona domenica. Antonio, fammi dire solo una cosa, mi raccomando, respirate. Proprio respiriamo, prendetevi il tempo per con un respirare. Bel respiro tutti insieme. Esatto, mano sul petto, mano sulla pancia, chiudete gli occhi, inspiri, riempi proprio naso, Galatea, niente bocca. Proprio respiro profondo, prendi il tuo tempo. Parolaccia a De Vita lui, con la bocca. Respirare solo esclusivamente con il naso, i nostri coach ce lo fanno fare ogni 2-3 settimane di carico c'è lo scarico. Nella fase di scarico non è che tu non ti alleni. Ti alleni ma lavori su altri tipi di, ad esempio, la respirazione. Di solito facciamo quei 4-5 km di row oppure di altri di bike o di altri esercizi lavorando solo e esclusivamente col naso. Perché ti amplia proprio l'ampiezza respiratoria, ti amplifica proprio la capacità di respirazione, per quello si fanno. Andiamo ad approfondire questi temi nella puntata La salute dei cuochi 2. Reloaded. Ciao ragazzi, grazie di cuore, buona giornata, buona domenica, buon weekend, ciao. Ciao.